Ma è chiaro che Draghi è sempre più in difficoltà perché deve destreggiarsi tra le spinte dei partiti che entrano di fatto, Andrea, in un anno elettorale, perché l'anno prossimo si andrà a votare. Questa è l'unica certezza che abbiamo. In più, tra il 24 gennaio comincia l'elezione per il Presidente della Repubblica, è chiaro che la situazione è complessa. Io non vedo francamente un Draghi disposto a fare il mediatore tra le spinte di Salvini e quelle di Speranza, quelle di Conte, di Di Maio e di Renzi. Cioè, vedo un governo e un mandato, quello di Mario Draghi, l'uomo del whatever it takes, l'uomo che ha salvato l'euro, e vedo un mandato che ormai va verso una naturale scadenza. Questo governo, nato in condizioni di emergenza, con una pandemia, catastrofe umanitaria a livello globale, con due funzioni: mettere in piedi la campagna vaccinale su basi più serie di quelle del governo precedente, e poi dare uno sprint all'economia grazie al PNRR e alla forza di Draghi in Europa, alla sua credibilità. Mi sembra che entrambe le missioni siano più che accomplished, più che compiute. Quindi siamo in una fase nuova in cui anche Mario Draghi, che io non trovo né stanco, piuttosto stufo, come sentivo dire, cioè vedo Mario Draghi che ormai sente il proprio mandato di fatto esaurito, che accada a fine mese per quanto concerne il Quirinale, e i partiti che giustamente tornano alla loro dinamica competitiva, perché comunque la democrazia è la democrazia dei partiti, per cui si andrà al voto, è giusto che ci siano proposte, ricette, leadership partitiche che si contrapporranno e si confronteranno. Per me il governo Draghi è finito, al di là di quanto durerà ancora per il piacere di qualche ministro. Questo governo e una figura come quella di Mario Draghi, francamente, non può stare lì a destreggiarsi tra Salvini e Di Maio Diciamo sì. e Letta e Speranza. Cioè, i No, partiti io si non sono riprendano d'accordo anche per le loro niente. responsabilità. Allora, facciamo così, io Ma voglio posso dirmi una chiedere cosa al volo? chi è Prandini? Mario Lavia. No, ma Mario, devi essere telegrafico perché devo andare al tempo, dimmi. No, io non sono d'accordo. Secondo me si sbaglia se si dà al Paese l'idea che il governo Draghi è finito, è giunto al capolinea e ha esaurito la sua missione. E il 2022 è l'anno di Draghi perché bisogna raccogliere i frutti del PNRR e vincere la pandemia. Quindi siamo al dunque, Sì. esattamente il contrario di quello che dice Annalisa. Adesso ci torniamo, voglio sentire anche il Presidente.